Oggi un tandem a sinistra con Milanese. Avanza dal canto, effettua il cross. Il colpo di testa di Rizzitelli, il pallone molto angolato ed è gol. Undicesimo del primo tempo, Torino 1, Padova 0 e ottava rete in campionato di Rizzitelli. Anglomà che entra in area, gira il portiere, d'esterno destro e mette un incredibile pallone in gol. Quindicesimo del secondo tempo, Torino 2, Padova 0 e seconda rete in campionato di Anglomà. Bergametrano, la palla troppa e Serbirov in area, contrastato da Gualco. Il tiro a rete di Gattina Vincente di Poggi ed è l'1-0 per l'Udinese. Rivediamo il tiro e la deviazione di Poggi. 1-0. 5 minuti dopo, ancora Udinese pericoloso. Per questo preciso assist di Birov per Poggi, palla che tocca il palo. Si pesca con un perfetto lancio Tentoni. Guardate, è contrastato da Calori, un sinistro millimetrico a fil di palo riporta la Cremonese in parità. Rivediamo da prezioso tiro di Tentoni, parità 1-1. E passiamo alla ripresa. La Cremonese via, trasforma il calcio di rigore ed è il 2-1 per l'Udinese. Ma non è finita. 45esimo, Gloriancic, guardate il tocco di testa nell'angolo, parità 2-2. Rivediamo ancora il tocco perfetto di Gloriancic e sul filo di rana la Cremonese riagguanta il pareggio. Abbiamo concluso, linea Galeazzi. Per il Bari, ecco qua. La Lazio accusa il colpo per qualche... Ecco, possiamo vedere le immagini che sembra quasi inciampare correndo sull'avversario. Batte i signori ed è l'1-1. Passano solo due minuti, arriviamo al Winter che è al limite dell'area, non è dentro, vola in aria. Ancora signori ed è il 2-1. Il Bari a questo punto si nervosisce, sbanda e i biancorossi sono letteralmente furiosi con Prokhi ammonito per essersi tolto polemicamente. L'invito per Boksic, il croato entra in aria, il tiro viene parato da Fontana, ancora Boksic, vede Winter, servizio per signori, tiro al volo ed è il 3-1, tripletta del capitano ed è il punteggio con il quale si chiude il primo tempo. Grande esultanza per il ritrovato signori. Nella ripresa il Bari presenta Ripa e Parente per Sala e Pedone. I pugliesi non mollano e non considerano chiusa la partita. Mala utile per tutta la partita, scende veloce con degli anni in fondo. Traversone lungo per Anderson che si alza Candela ed è il 3-2, grande gol di Anderson. Ancora il Bari alla tra Boksic, il controllo del croato, Montanari entra davanti a lui. Entra il tiro, questa volta Fontana è ingannato ed è il 4-2 per la Lazio. Ma non è ancora finita. Il Bari ha carattere e si getta ancora in avanti. Rivediamo lo scontro. Prokhi Nesta. Ancora il capitano dal dischetto. E il gol del 4-3, seconda personale per Prokhi. Ed è il 4-3. Con ordine difensivo.